Buonasera e bentornati a War Room. Potrebbe essere la più tipica eterogenesi dei fini, l'espressione con cui il filosofo tedesco Wundt descriveva quel processo secondo cui gli eventi della storia finiscono sempre in modo opposto rispetto alle intenzioni. Sto parlando dell'incriminazione di Donald Trump, che invece di fermare definitivamente la sua corsa per un ritorno alla Casa Bianca nel 2024, potrebbe rilanciarla aumentando le chance di successo. Trump è il primo ex presidente americano ad essere incriminato con accuse penali, sono ben 34, di cui la più grave è quella di aver fatturato in modo fittizio il pagamento del silenzio di una pornostar affinché non rivelasse il loro rapporto sessuale. Quindi è accusato di evasione fiscale. Ma Trump ha subito sfruttato queste accuse per recitare il ruolo del perseguitato, definendosi prigioniero politico e per rilanciarsi in vista delle primarie repubblicane e poi delle presidenziali. Così, proprio quando cominciava a essere a corto di fondi e la sua leadership era ormai barcollante, è tornato al centro della scena e ha pure ricevuto donazioni per un ammontare record. Dunque, come finirà questa inchiesta penale? Come influirà questa inchiesta penale sulla campagna elettorale? Da una parte, Trump fomenta la rabbia dei suoi, ai quali racconta di essere appunto vittima di caccia alle streghe organizzata dai democratici. Dall'altro, gli elettori repubblicani più moderati però paiono stanchi dell'ennesimo scandalo e potrebbero quindi abbandonarlo. Insomma, siamo in bilico tra la competizione istituzionale delle primarie e la chiamata alla rivolta contro un presunto complotto quasi a replicare i fatti di Capitol Hill e una battaglia a cavallo tra politica e giustizia. Dunque, come possiamo considerare tutto questo? Un ritorno in grande stile di Trump? E nel caso che sia così, la democrazia americana sarebbe davvero a rischio? Oppure il vento è cambiato e non è più il tempo delle sue spacconate e quindi siamo al tramonto di Donald Trump? Sono domande che giro ai tre graditi ospiti di oggi, che saluto e ringrazio di aver accettato il nostro invito. Vi vado subito a presentare. Mario Del Pero, professore di storia internazionale all'Università di Sciences Po di Parigi e senior fellow all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Benvenuto, professore. Buongiorno a voi, grazie per Massimo l'invito. Gaggi, editorialista del Corriere della Sera. Bentornati. So che è in un aeroporto a Washington, Washington. ma è ben Salve. posizionato e quindi è collegato con noi. E Antonio Mda, scrittore, docente di cinema alla New York University, direttore del Festival Le Conversazioni e autore di un libro bellissimo che vi consiglio molto di leggere. Il titolo è Il numero è nulla di Mondadori, è un nuovo capitolo del suo racconto romanzesco di New York. Benvenuto, bentornato con noi, Antonio. Grazie. Allora, Gaggi, facci la fotografia. Questa inchiesta pende di più a favore di Trump perché, pur essendo un'inchiesta penale, riaccende i fari, i riflettori su di lui e tutto sommato gli concede il ruolo della vittima o invece pesano di più le accuse e tutto sommato anche la stanchezza di un ennesimo trascinamento dentro delle polemiche che gli americani magari si sono anche stufati di vivere. Quale delle due cose, quale dei due piatti della bilancia pesa di più, Massimo? Ma guarda, io credo che questa inchiesta, che è la prima di una serie che arriveranno poi in sequenza, dia un vantaggio a Trump, nel senso che le altre che verranno, soprattutto la probabile incriminazione in Georgia su capi di imputazione molto più pesanti, molto più seri e molto più documentati, cioè il fatto di aver cercato di modificare il risultato del voto in Georgia, e ci sono registrazioni telefoniche sue, delle sue conversazioni col segretario di Stato della Georgia in cui chiede 11.700 voti per battere Biden, conversazioni con lo speaker del Parlamento della Georgia nel quale gli chiede di convocare una riunione straordinaria del Parlamento per inficiare il risultato delle elezioni. Ecco, quelle cose lì che dovrebbero arrivare a incriminazione abbastanza breve scadenza perché il Grand Jury ha già finito i 7 mesi di lavoro da tempo e ha raccomandato in
discriminazioni. Ecco, quelle lì sono cose molto più serie e molto più pericolose per lui. Aver cominciato questa stagione giudiziaria con un'incriminazione, tutto sommato la più leggera e probabilmente tirata per i capelli, a New York, gli dà sicuramente il vantaggio di poter dire che in qualche modo è un perseguitato, che comunque è stata costruita una incriminazione in buona parte su ragioni politiche. Questo credo che lo avvantaggerà sicuramente nelle primarie. Già prima io personalmente prevedevo che non avrebbe avuto grandi difficoltà nelle primarie perché ha una base minoritaria nel paese, ma molto forte all'interno del Partito Repubblicano che lo appoggia, quindi credo che nelle primarie sia molto difficile per Ron DeSantis o per chiunque altro batterlo. Credo che, come hai detto giustamente tu, ci siano molti moderati, conservatori moderati e centristi che ne hanno abbastanza di Trump, e quindi alle elezioni poi del 2024 non credo che tutto questo lo avvantaggerà, tutta questa grande difficoltà giudiziaria alla quale va incontro. Però le presidenziali, secondo te, scusa, le primarie, secondo te le Secondo me supera, le le vince vince. Le lui? supera, poi lì ci sono tutte le mille variabili, cosa succede se viene incriminato, se viene arrestato, questa cosa incredibile del sistema giudiziario americano per cui non c'è nulla che impedisca di poter essere presidente da dietro le sbarre, lì andiamo sul surreale, onestamente, ma ne abbiamo viste tante di cose surreali nella politica americana negli ultimi anni, quindi c'è spazio anche per questo. Ecco, professor Del Pero, mi aggancio al surreale quadretto descritto adesso da Gaggi. Come funziona e quale giudizio possiamo dare noi che siamo in un paese che di questioni giudiziarie vive ormai da 30 anni, dal 92 in poi? Che giudizio si può dare del sistema giudiziario americano in generale e nello specifico della vicenda Trump, secondo lei? Beh, è un sistema frammentato, in cui la gran parte dei procuratori distrettuali sono eletti, ad esempio, ma in alcuni stati no, vi sono delle regole diverse. E la vicenda dell'incriminazione di Trump stabilisce un precedente, che potenzialmente è anche rischioso, perché tra i più di 2.000 procuratori distrettuali che ci sono in giro per gli Stati Uniti adesso, molti dei quali altamente politicizzati, sono appunto cariche elettive in cui chi si candida poi dichiara frequentemente, nella gran parte dei casi, la sua affiliazione partitica. Quindi c'è la possibilità che questo precedente, diciamo così, apra una strada, che altri procuratori la seguono con altri futuri ex presidenti, ed è questo è sicuramente problematico. È in una certa misura problematico, lo diceva Massimo Gaggi, io concordo, che di tutte le indagini in corso, diciamo così, la prima incriminazione venga da quella più fragile da un certo punto di vista e che porta, diciamo così, incrimina per reati meno rilevanti e minori, tra parentesi anche una potenziale forzatura, perché la possibile violazione della legge sul finanziamento alle campagne elettorali non sappiamo se ricade sotto la giurisdizione della procura newyorkese, perché è vero che lo Stato di New York ha una sua legislazione in materia, ma le elezioni al riguardo l'elezione di cui si discute era un'elezione federale, quindi non si sa se vi è veramente una competenza. Quindi, diciamo così, è un sistema politicizzato, frammentato. La vicenda Trump stabilisce un precedente, ed è un precedente potenzialmente pericoloso. Posso Dopodiché, interrompervi un attimo solo per mostrare sì. un titolo? A conferma Prego, di quello che prego. dice il professor Del Pero, mi limito semplicemente a fare, non so se si vede questo titolo. Non riesco a vedere il giornale, cos'è? Sarà È il il New York Washington Times. Post, New York New Times. York Sì. Times. No, è il New York Times. New York Ah, Times. Se sarà ok. Biden il prossimo. Il Scusate. prossimo a essere incriminato. Allora, se vogliamo semplificare, insomma, proprio in una battuta, io credo che a modo suo anche questa vicenda ci mostri uno stato di sofferenza della democrazia statunitense. Io non esito a chiamarla una crisi politico-costituzionale, di cui Trump è stato per tante misure, per tanti aspetti il portato. La conseguenza è che poi Trump, una volta che è diventato una figura politica pubblica, è andato alla La Casa causa o la Bianca. conseguenza, È professore? stata una conseguenza il portato. Già nel 2016 queste sofferenze erano visibili,
in un contesto di polarizzazione acuta e in un contesto di radicalizzazione di entrambe le parti, ma molto più acuta e Proprio marcata. un reagente chimico, insomma, Ma che... guardi, io dico sempre, è stato un Frankenstein che è uscito dal laboratorio repubblicano, questo. E però poi l'ha esasperata e acuita questa crisi e oggi ci troviamo in questa situazione. È una situazione altamente problematica per tante, tante ragioni, a cui accennava anche Gaggi. Antonio Monda, tu vivi a New York e hai, diciamo, il polso del mondo newyorkese, che è un mondo, diciamo, che spesso si dice non rappresenta poi l'America profonda, l'America diversificata, eccetera. Allora, prova a sdoppiarti, cioè prova a raccontarci come vive New York, la New York che frequenti tu, quella intellettuale, quella, insomma, delle grandi personalità, questo passaggio di Trump tornato sotto i riflettori attraverso questo meccanismo penale, e nello stesso tempo prova a cercare di misurare la differenza tra quella New York lì e il resto dell'America, se puoi darci questi due spaccati. Cominciamo a parlare di alcuni dati. Mi corregga Massimo Gaggi, che è newyorkese anche lui, e certamente molto più esperto in politica di me. A New York Trump ha raccolto nelle ultime elezioni nella città di New York circa il 19% dei voti, quindi una percentuale estremamente più bassa rispetto a quello che ha preso nel resto del paese. E questo 19%, se non ci fosse Staten Island, dove è arrivato quasi al 50%, sarebbe molto ma molto più bassa. Quindi quattro boroughs, quattro quartieri su cinque votano Trump in percentuali del 9-10%, perfino Queens, un quartiere di cui è originario. In altre parole, non è amato affatto in città, è molto impopolare. Questo è il primo dato. La seconda cosa che voglio dire è che New York generalmente dall'Europa la vediamo come un'eccezione rispetto al resto degli Stati Uniti, e lo è, che sia chiaro. Ma io faccio una distinzione molto precisa. Non è un'eccezione come vorremmo noi europei vederli, come intensa come un elemento di lusso, l'elemento più intellettuale, l'elemento di prestigio, ma è in realtà la realizzazione di quella che può essere l'America, non una cosa a parte. È già quello che può diventare questo paese. Cioè l'America che ce l'ha fatta, diciamo così. Sì, con tutte le sue contraddizioni, con gli scontri delle tradizioni, delle religioni, delle razze, eccetera, eccetera. In questo quadro, io vorrei aggiungere altre due cose. La prima è che non mi piace mai la via giudiziaria alla politica, non mi è mai piaciuta in Italia, non mi piace adesso, non mi piace neanche negli Stati Uniti. Quello che dice Massimo Gaggi lo condivido perfettamente. Questa imputazione, questa incriminazione non ha danneggiato, anzi ha compattato. Gli ha dato perfino più finanziamenti. Se, come pare, arriveranno delle incriminazioni molto più pesanti, citava Massimo quella della Georgia, allora il discorso è un altro. Per sintetizzare, io non credo che, nonostante questo richiamo all'ordine di tutto lo zoccolo duro, questo cambi le sorti più di tanto elettorali, perché continua a essere minoritario Trump nel paese oggi. Per vincere bisogna conquistare anche i voti degli altri, e queste incriminazioni, anche questa che è un po' più ridicola per quanto squallida, delle altre certamente non gli consente di allargare il suo bacino. Però Antonio, l'America è anche un po' bacchettona, questa cosa della pornostar, che effetto fa, diciamo, rispetto Ripeto, al bacchettonismo americano, almeno quello che si percepisce assolutamente da qui. molto puritana. Ricordate il caso di Gary Hart, che era un candidato che sembrava destinato a vincere e poi invece fu distrutto da una storia sentimentale o erotica. Ripeto, rispetto ai suoi è indifferente, perché lui ha uno zoccolo duro, per cui se qualunque cosa gli possa venire imputato, non cambieranno il loro modo di pensare. Lo ha detto lo stesso Trump. Se adesso io vado, mi pare ha detto, sulla Quinta Avenue e sparo qualcuno, non cambia nulla. Lo sa benissimo, e i suoi elettori non cambieranno. Cambia rispetto agli altri, certamente non l'aiuta. Certamente se c'era qualcuno incerto, qualcuno più moderato, qualcuno che dice però forse dobbiamo dargli una chance, questo non l'aiuta affatto. Massimo, ma è possibile che dopo la sconfitta in questo periodo di gestione Biden, il Partito Repubblicano, considerato che una parte non piccola
ha sempre vissuto Trump, insomma, come un inciampo, un incidente della storia, eccetera, non sia riuscito a cavar fuori un candidato sufficientemente forte da poterlo contrapporre nelle primarie e avere qualche chance di vittoria nelle presidenziali. Non esce fuori Sai, niente da Enrico, quello. in realtà i repubblicani hanno candidati da un punto di vista di qualità dei personaggi politici molto migliori dei democratici, se vogliamo dirla tutta. Cioè, i democratici non sanno chi mettere al posto di Biden. Hanno provato con Kamala e non funziona, Pete Buttigieg ha fatto al massimo il sindaco di un paesino e come ministro delle infrastrutture adesso sta passando molti guai, gli stanno imputando tutti i disastri, gli incendi, i treni che scoppiano e cose di questo tipo. Altri personaggi di rilievo stanno pensando al governatore della California, che però a me sembra un ciccio bello, detto con franchezza e con un'espressione poco politica. I repubblicani hanno i governatori che sono uno meglio dell'altro, quello del Texas e quello della stessa Georgia e ovviamente Ron DeSantis, hanno Mike Pence, hanno dei personaggi di rilievo. Il problema del Partito Repubblicano è che hanno un Donald Trump che, come diceva l'altro giorno in un'intervista che ha fatto con noi Michael Wolff, che è un vecchio amico e che ha una lingua biforcuta molto simpatica, che riesce a continuare a parlare con Trump quasi tutti i giorni, nonostante che scriva peste e corna su di lui. Trump non sa governare, ma è bravissimo a distruggere. E quindi la capacità di demolire i suoi avversari è fantastica. Pensate a come nel 2016, quando sembrava un outsider, ha demolito da Jeb Bush a Marco Rubio uno dopo l'altro e sta cominciando a fare la stessa cosa con Ron DeSantis. Ron DeSantis gli sta dicendo di tutti i colori, sta usando nomignoli infami, ci sono campagne di pubblicità televisiva contro Ron DeSantis, sia sul piano etico, sia sul piano personale, sia sul piano dell'uso della spesa pubblica, sia accusato da spot televisivi di voler dimensionare le pensioni, la sanità degli anziani, cioè li massacra uno dopo l'altro. Questa poi la realtà. E ha Peraltro, fatto, scusami se ti ancora risposto in un'ultima cosa, e soprattutto con il suo metodo molto brutale di fare politica, negli anni ha costretto al ritiro una serie di politici repubblicani degni, dignitosi. Pensa a Paul Ryan, che a un certo punto era uno speaker della Camera, molto conservatore, ma molto, molto per bene, che a un certo punto ha detto: vabbè, fatevela voi la politica, quando poi si ritorna a parlare di cose serie, magari mi richiamate. Professor De Pero, ho letto poco fa che Trump si è persino messo contro il suo avvocato, ha chiesto addirittura 500 milioni di dollari di risarcimento danni all'avvocato Cohen. Insomma, è un Ex. tutti contro tutti. Sì, d'accordo. È un tutti contro tutti, cioè. Allora, Trump viene da un'attività imprenditoriale non particolarmente di successo, caratterizzata da frequenti bancarotte, da numerose cause, alcune delle quali civili perse, che gli sono anche costate dei soldi, come la causa sulla sua università farlocca, la Trump University di qualche anno fa, che poi è diventata una celebrità televisiva, diciamo così, attraverso il suo reality show, che ha sempre agito, diciamo così, in un mondo, quello dell'immobiliarismo newyorkese molto borderline, diciamo, no? E che quindi ha portato dentro la politica, se vogliamo, questo modus operandi della sua attività imprenditoriale, e si circondava di figure come Cohen era il suo fixer, no? Quello che faceva i lavori sporchi e li risolveva le questioni. Come pagare un ex pornostar per comprarne il silenzio. Dopodiché, il punto è che il partito repubblicano, la base elettorale repubblicana, è stata pienamente trumpizzata. L'auspicio, candidando De Santis o mettendo De Santis così tanto sotto i riflettori, è di preservare il trumpismo, che è mobilitante, che è un collante che unisce ed è mobilitante per l'elettorato repubblicano, liberandosi di Trump.
però diventa molto difficile farlo. Io poi credo che l'unica soluzione per liberarsi di Trump sia una pesantissima sconfitta elettorale. Nel 2020 non c'è stata questa pesantissima sconfitta elettorale. Beh, Trump lui, l'ha anche contestata. Per l'ha, l'ha potuto contestarla perché ha portato 70 milioni di elettori repubblicani alle urne, che è un record senza precedenti. Poi le elezioni per il Congresso andarono bene per i repubblicani, le elezioni per le assemblee legislative statali, che erano molto importanti nel 2020, andarono benissimo per i repubblicani. Quindi, in sostanza, in quell'occasione lì non ci si è liberati di Trump. Trump ha potuto cavalcare la bugia, la leggenda, il mito della vittoria rubata, che oggi, diciamo così, è un altro elemento che si è sedimentato, di cui non ci si può liberare, dentro un contesto in cui le due parti non si percepiscono come competitori politici, ma come nemici esistenziali. E quindi tutto, se la controparte è un pericolo per la democrazia o per la tua idea di democrazia, poi tutto è legittimo e necessario. Conosciamo bene il tema qui in Italia. Per fermarla, no? Si assalta il Congresso per preservare la democrazia, secondo questa logica. Monda, a proposito di diciamo del mondo degli affari, Trump nella business community è vissuto più come uno di noi, uno furbo che ce l'ha fatta, magari anche facendo cose non proprio commendevoli, ma insomma alla fine prevale l'elemento di compiacimento, o è un corpo estraneo e come tale viene vissuto? Entrambe le cose. È un corpo estraneo, un nuovo ricco, è considerato un uomo rozzo, volgare e brutale, ma il successo paga in questo paese. Quindi, nonostante la brutalità, nonostante sia un corpo estraneo, nonostante la rozzezza assoluta, è comunque preso in considerazione, è una personalità con cui si dialoga. Non voglio fare paragoni folli, perché il nome che sto per fare era dotato politicamente estremamente di più di quanto sia Trump, ma qualcosa di simile è avvenuto con Nixon negli anni 70. Nixon in politica estera, secondo me, è stato un grande presidente, ma era considerato rozzo, volgare, veniva dal nulla, il padre era un poco più che un contadino, e il mondo newyorkese lo disprezzava profondamente. Infatti lui spesso attaccava Wall Street, no? Famoso il fatto che gli fu vietato dopo le dimissioni, addirittura non venne ammesso in un palazzo della Quinta Avenue, per dire quanto il disprezzo sia forte. Eppure, quando era presidente, si dialogava con lui. Ripeto, però, non voglio paragonarmi in tutto, perché a Nixon hanno riconosciuto anche delle cose importanti. Ma ci sono delle case newyorkesi che aprono i loro salotti a Trump, o non c'è proprio nessuno? Durante la presidenza, Massimo qui mi può confermare, il genero e la figlia erano molto molto coccolati, perché sono già un po' più ripuliti di lui. Se tu mi chiedi il salotto intellettuale, assolutamente no. Se tu mi chiedi il salotto finanziario, certamente si discute, si dialoga o si dialogava. Senti, e la figura della signora come viene vissuta? Soprattutto rispetto ai suoi distinguo, fatti anche spesso di silenzi, di mancate presenze, eccetera. Cioè, viene data una valutazione differenziata a lei rispetto a lui, o no? Non c'è una trascinante simpatia per il personaggio, perché è considerata, però ripeto, vorrei che anche Massimo confortasse col suo parere, come un personaggio che ha una sua agenda, che ha ottenuto, cos'è, la terza moglie, se ricordo bene, molto da aver sposato quest'uomo, e che ha ingoiato qualunque rospo possibile. Però nessuno può farsi giudice, ricordiamo quanti rospi ha ingoiato Hillary Clinton, Eleanor Roosevelt, per dire, la moglie del grande presidente americano del secolo scorso. Insomma, qui c'è qualcosa di diverso, perché è una donna non americana che viene da fuori, c'ha tante, è molto poliedrico il personaggio, è bellissima e non è per niente sciocca. Però, per rispondere sinteticamente, sembra una donna con una vera e propria agenda. Fino al punto da poter essere, diciamo, un'alternativa in politica? No, io questo non credo. Non credo.
credo. Come non credo, tanto per parlare chiaro, almeno adesso a Michelle Obama si parla molto di una possibile ascesa in campo. Non so se non sono d'accordo gli altri ospiti. Adesso sentiamo Gaggi su questo, che però è staccato, bisogna riattaccarlo, credo che No, sono riattaccato. ci difendevamo dagli annunci aeroportuali. Esatto, in questo momento non ce ne sono. Bene, quindi volevo sentire se è stato chiamato Su in causa questo. da Antonio su un paio di cose, poi ti faccio però una domanda, te la faccio già subito, facendo appello alle comuni origini nostre, diciamo, un po' terzopoliste, non nel senso attuale, nel senso antico del termine. Le vicende americane sono tali da la crisi politica e istituzionale di cui parlava il professor Del Pero, sono tali da far pensare che possa nascere una forza terza, diciamo, rispetto ai due tradizionali partiti? No, non credo, perché per come è costruito il sistema politico americano sono stati fatti varie volte e sono falliti, anche quando c'erano personaggi che sembravano in grado di poter interpretare il ruolo di una terza forza. Quindi credo che adesso non vedo neanche personaggi di questa stazza in giro. L'unica terza forza possibile e molto temuta sarebbe proprio quella di Trump, qualora i repubblicani avessero fatto fuori dal partito, avessero candidato un altro. Quello è l'unica vera terza forza che potrebbe comparire, ma non credo che neanche questo scenario si materializzerà. Per quanto riguardava invece le First Lady, sono d'accordo pienamente con Antonio, sia per quanto riguarda l'analisi di Melania, donna straniera, quindi donna sempre vista con molto distacco dagli americani, con qualche simpatia quando ha provato a prendere un po' le distanze, più con dei simboli, con dei gesti, indossando certi capi d'abbigliamento che non con le parole, però ecco una persona che vive una sua vita molto riservata, ha fatto, appunto, come ha detto Antonio, un accordo, un contratto, ha una sua agenda, diciamo, e ha tratto quello che doveva trarre da questo matrimonio. Probabilmente adesso se ne vorrebbe liberare e non può, però ha intorno a sé la sua famiglia che è a Washington, ha da curare il figlio che probabilmente ha anche qualche problema, quindi diciamo che si è steso un po' un velo su di lei. In questo momento non appare in primo piano, non è apparsa neanche a fianco di Trump quando è andato in procura a New York. E su Michelle anch'io penso che, anche se è una figura invece molto popolare, cittadina americana e quindi potrebbe candidarsi alla presidenza, ma credo che verrebbe, e lei lo sa, verrebbe immediatamente attaccata l'ennesima dinastia democratica, no? Le monarchie democratiche, i Kennedy, i Le Clinton, storie anche si gli Obama. ripetono, certo, è chiaro. La capacità di demolire di Trump avrebbe efficacia anche su quel fronte, credo. Professor Del Pero, è vero che la storia non si fa con i se e con i ma se Trump fosse stato in grado di vincere l'altra volta e ci fosse lui alla casa, fosse stato lui alla Casa Bianca e ci fosse ancora la Casa Bianca, la vicenda russo-ucraina A sarebbe nata e B che strada avrebbe imboccato, secondo lei? Domanda difficile. No, allora io non credo molto sarebbe cambiato. E ce lo dicono poi i 4 anni di presidenza Trump, durante i quali le sanzioni alla Russia non sono state rimosse, anzi sono state rafforzate. Il fronte dei falchi repubblicani, diciamo così, favorevoli a una linea della fermezza e della durezza nei confronti di Mosca, è un fronte saldo al Senato, molto meno alla Camera. Quindi no, non credo le cose sarebbero andate molto diversamente. Adesso si apre una partita diversa perché soprattutto nel ciclo elettorale delle primarie repubblicane, un pezzo di elettorato solleciterà una linea, una posizione diversa rispetto all'Ucraina, perché gli aiuti internazionali sono impopolari, perché spendere per guerre fuori dagli Stati Uniti è diventato particolarmente impopolare, e allora i candidati cercheranno di, come dire, di coltivare questa opinione pubblica, di catturare questo voto, e lo vediamo già in alcune dichiarazioni di De Santis, ad esempio, che ha assunto una linea critica verso l'Ucraina. Però ecco, non, per rispondere alla sua domanda, non credo ci sarebbero state una politica molto diversa, anche perché poi ci sarebbe stato un establishment di politica estera e di sicurezza capace, diciamo così, di controllare la situazione come fece in tanti momenti della presidenza Trump. Proviamo invece con il se a andare avanti, Antonio. Se
Trump dovesse vincere le primarie e dovesse vincere poi le presidenziali, che cosa succederebbe nel paese secondo te? Considerato che è ragionevole pensare che se questo avvenisse, avverrebbe comunque in una situazione sempre molto 50-50 dal punto di vista degli equilibri elettorali, no? Non Posso certo. permettermi di capovolgere la domanda e poi Assolutamente. non la eludo e ci arrivo. C'è da chiedersi perché ancora Trump comunque ha uno zoccolo duro così forte, nonostante si sia coperto di, non voglio dire di crimini, ma insomma di gesti quantomeno molto discutibili, proprio per essere il massimo, garantisti al massimo. Io ritengo che Trump sia la risposta degenerata, volgare, rozza, barbara a un mondo liberal che nessuno più sopporta, alla degenerazione stessa di un certo mondo libero. Fin quando esiste un mondo supponente, elitista, che voglio dire, che decide cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bello e cosa è brutto, e soprattutto non parla più, non dialoga più con gli strati sociali che hanno più necessità, allora la reazione volgare, degenerata, barbara di Trump avrà forza. Arrivando alla tua domanda, sarebbe estremamente divisivo e sarebbe ancora più grave della prima volta. Sarebbe, secondo me, un po' una sciagura per questo paese. Io però non ci credo, onestamente. Non credi che arrivi alle presidenziali? Quindi Che arrivi a diventare presidente, non alle presidenziali ci può arrivare. sei d'accordo con Massimo quando diceva Sì, che le secondo me, a primarie. meno che tutti i candidati non si coalizzino contro di lui, cosa che però ritengo molto difficile, lui credo che vincerà le primarie. Poi il punto è vincere le elezioni, che quello non credo succederà. Professor Del Pero, il ragionamento che faceva adesso Monda mi induce a chiederle. Ma diciamo, l'effetto populista che in questi ultimi anni, proprio per le ragioni che accennava, le responsabilità del mondo liberale, del mondo del capitalismo, eccetera, che si è diffuso nel mondo, secondo lei Trump è la punta di diamante di questo populismo generalizzato o è qualcosa di più e di diverso rispetto a quello che può essere rappresentato da una Le Pen in Francia, dai nostri populisti italiani, che ci sono praticamente in tutti i partiti, e faccia lei quanti altri. No, io credo che ci sono delle affinità, delle somiglianze, le difficoltà, diciamo così, delle democrazie avanzate le accomunano sull'asse transatlantica. Credo da storico che il tornante cruciale sia stata la grande crisi del 2007-2008, che ha sostanzialmente delegittimato una certa narrazione della globalizzazione e ha esposto le contraddizioni di questa globalizzazione, che per schematizzare la più profonda e la più forte in queste democrazie, che certi ceti medi hanno visto, diciamo così, il loro tenore di vita, il loro potere d'acquisto, soprattutto la loro sicurezza sociale ed economica, indebolirsi in modo significativo. Hanno avuto in cambio cosa, soprattutto in America? L'accesso ai consumi. Consumi soprattutto a debito, grazie a credito deregolamentato, accesso facile al credito, però quel modello lì, diciamo così, è saltato per aria nel 2007-2008. E il malessere che tutto ciò ha generato spiega anche tanto della reazione, diciamo così, lei l'ha chiamata populista, poi sai, gli studiosi sull'uso del termine sono un po' incerti, anche perché poi negli Stati Uniti il termine ha tutta una sua tradizione, una sua storia, però ecco, se vogliamo chiamarla tale, la reazione populista credo si lega, nelle democrazie più avanzate si lega tanto a tutto ciò. Negli Stati Uniti si inserisce un elemento aggiuntivo in modo molto profondo che è la frattura razziale. E il fatto che la linea del colore ha segnato e mosso la storia degli Stati Uniti ha lasciato un'eredità ancora molto viva e problematica, e Trump anche su quello, diciamo così, ha fatto leva, sta facendo forse ancora più adesso che non è più presidente, perché parla un linguaggio oggi ancora più, come dire, violento o politicamente scorretto su questo tema. Gaggi, sei a Washington per il Fondo Monetario, credo, no? Sì. Come può incidere, diciamo,
le vicende economiche, il ritorno dell'inflazione, il rialzo dei tassi e tutte le dinamiche che ben conosciamo nella partita americana. Qual è il ruolo che la congiuntura economica svolge e svolgerà nei prossimi mesi? Beh, certo non aiuta Biden perché ovviamente l'inflazione, dato di ieri, per la prima volta c'è un dato di calo dell'inflazione abbastanza consistente, però comunque la Fed adesso è un po' più determinata nel prevedere una recessione per fine anno, quindi l'idea che si entri nell'anno elettorale con una recessione, sia pure di impatto limitato, certamente non lo aiuta. E anche questo fatto che il mercato del lavoro sostanzialmente hanno una situazione quasi di piena occupazione, debba essere in qualche modo raffreddato per cercare di decongestionare l'economia, anche questo da un punto di vista politico, cioè è giustificato economicamente, ma dal punto di vista politico qualche problema glielo porrà e ovviamente su questo Trump giocherà molto. Se posso fare un'ultima battuta sulla domanda che hai fatto prima ad Antonio circa una seconda presidenza Trump, secondo me condivido tutto quello che ha detto Antonio. Il disastro, oltre alla frammentazione ulteriore, cioè alla polarizzazione ulteriore del sistema, secondo me un pericolo molto grosso è il fatto che mentre nella prima presidenza Trump lui aveva imbarcato all'inizio dei personaggi comunque abbastanza moderati, ricordate i primi capi di gabinetto, i primi ministri, il ministro della difesa, tutta gente che poi se n'è andata dopo un po' o cacciata da lui o schifata. Le persone che ha intorno oggi sono di una qualità politica e anche di un estremismo molto maggiore e anche gli stessi membri della famiglia, Antonio ha citato prima Ivanka e Kushner, l'hanno mollato completamente, hanno già detto che non parteciperanno più agli eventi politici. Trump ha cercato di tamponare la cosa dicendo che è stato difficile perché lui è un personaggio minacciato e quindi anche loro si sentono minacciati, ma insomma di fatto è sempre più solo, è sempre più circondato da personaggi abbastanza estremi e che non hanno competenze amministrative, quindi rischia di essere un periodo anche da un punto di vista proprio di governo molto difficile per l'America. E concludiamo tornando parlando un momento del libro di Monda. Antonio, tu ti sei imbarcato in questa avventura di descrivere la grande mela sotto tanti punti di vista. Intanto che cosa c'è in questo ultimo tuo lavoro, Il numero è nulla, da dove nasce questo titolo? E che cosa c'è o non c'è di Trump queste descrizioni della grande mela che tu fai. Cercherò di evitare battute facili perché il libro racconta la New York criminale e il titolo viene da un verso di Bob Dylan che in una delle sue canzoni più famose, più belle e più apocalittiche, Hard Rain, una dura pioggia cadrà, dice a un certo punto Black is the color, il colore è nero, none is the number, il numero è nulla. Ed è un verso che sembra uscito dall'Apocalisse di San Giovanni. Mi sono sempre chiesto che vuol dire il numero è nulla. Poi nel libro cerco di raccontare cosa significhi, ma è una visione di un mondo dove tutto è cupo, dove tutto è disperato, dove tutto appunto è nulla. Io racconto il punto di vista di un criminale che parla di quello che fa come se fosse un lavoro normale come il nostro, come quello di Massimo, come il tuo, eccetera. Finché qualcosa gli fa cambiare la prospettiva sul mondo e forse gli dà uno spiraglio di luce. Ritornando invece alla domanda su Trump, ovviamente evito paragoni perché è assurdo, questo è un sicario che si dà, però racconto il legame stretto che c'è tra una certa imprenditoria. Nel mio caso, più nel mondo dello spettacolo, parliamo di impresari teatrali, agenti, eccetera, eccetera, con il mondo criminale. Questo è successo, soprattutto negli anni 30 e 40, c'era un personaggio, un famoso criminale, o tristemente noto, non si dovrebbe dire famoso, infamous, dicono qui in America, criminale che si chiamava Bugsy Siegel, che era la liaison tra il mondo dello spettacolo e il mondo del crimine. È quello che ha inventato Las Vegas. Ecco, Las Vegas, da un punto di vista imprenditoriale, è un'idea geniale, un'idea visionaria, però ha le sue radici, che affondano proprio nella criminalità.
Non voglio dire che questo lo lega a Trump, ma certamente nel suo, prima il professor Del Pero lo citava, nella sua attività imprenditoriale e si è distinto per molti passaggi opachi e molti fallimenti. Bene, abbiamo trovato un nomignolo da dare a Trump, pescandolo dentro la storia che è raccontata da Antonio Monda del suo Il numero è nulla, che vi ricordo è di Mondadori. Bene, grazie al professor Mario Del Pero, Massimo Gaggi che ci ha parlato come se fosse Tom Hanks nel film Terminal dall'aeroporto. E Antonio Monda, io torno martedì perché, come sapete, domani, sabato e lunedì ci sono gli altri appuntamenti di War Room, e quindi ci vediamo martedì prossimo, sempre qui alle 17:30. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.